No, I'm not a writer. Italia, buongiorno. Allora, siamo al castello di Ragogna, cioè non è che siamo proprio al castello di Ragogna, ma siamo. Siamo che tipo dove abitiamo oggi? Boom, acà, in un parcheggio. Che vuoi abitare dentro al castello? Questo è il parcheggio che io ti ho puntinato perché è molto comodo e diciamo ci sono arrivato qua nel periodo invernale, siamo a fine dicembre, quindi non vorrei mai trovare strade troppo ghiacciate, troppo ripide. Credo che saremo da qua al castello, aspetta che vediamo. 500 metri di lusso, ragazzo, di lusso, quindi va benissimo anche qui. In ogni caso, dietro il cellulare per puntinare il tutto, quindi se ci dovesse essere un altro parcheggio più sopra, che magari ci arrivi in un periodo un po' più estivo o con una macchina o una moto, ti puntino anche quello. Comunque adesso andiamo a vedere. Bene, iniziamo, andiamo, partiamo. Borgo di San Pietroburgo. Beh, la stradina per arrivarci è strettina. Oddio, sì, ha le sue ripidità. No, decisamente è vita in camper, è ripidissimo proprio. E stretto. No, decisamente è vita. È molto, molto, molto ripida. In più, per carità, no, c'è un buon grip. Però lascia il camper dove ti ho detto io, dove ti ho messo il primo parcheggio. Allora sì, al castello di Ragogna io c'ero già stato, era le caprette. E l'unica cosa, effettivamente dovevamo andare in un altro posto oggi, ragazzo, a un sacrario, un ossario militare tedesco, relativamente qui in zona, a 5 km da qua, però insomma non ci sono arrivato. Non ci sono arrivato nel senso che non c'era parcheggio. Adesso magari domani vediamo se abbiamo più fortuna, no? Hai capito? Perché col camper purtroppo è sempre così, non è che puoi avventurarti proprio dappertutto, almeno con un camper d'epoca come il mio. Allora, aspetta, oddio, vedi, qui c'è il parcheggio proprio sotto il castello. Sarebbe bello anche svegliarsi la mattina a vedere il castello, no? Effettivamente, dai, sì, è ripida, cioè vedi dietro. Però, se vedi che la strada è asciutta, dai, e non hai un camper di 7-8 metri, dai, prova a farlo. Io senz'altro la farò, ovvero qui, però quando ci sarà la strada asciutta, in primavera, estate, insomma. Minchia, anche qua ti ciullano la roba, pazzesco. Che uno pensa in montagna, stai più tranquillo. E invece, qua? Bello, ragazzo, c'è un silenzio incredibile. Allora, ti spiego una roba. Vedi, l'entrata è quella, no? Ma siccome noi siamo ignoranti, abbiamo tempo da perdere, andiamo di qua a destra a farci un giretto di qua, che c'è un sentierino, vediamo dove ci porta, vedo che sale, magari va su anche quello del castello. Guarda chi ci sta, guarda il centro, guarda chi ci sta guardando da lassù. Una pecora e una capra. Guarda dove sono. Che storiacce! Ma che forte, qui hanno la loro grottina dove vanno dentro, no? Figata! Eccoci, allora sì, ci arrivi al castello. Allora guarda, di qua c'hai l'entrata per il castello,
E da sta parte invece c'è scritto Sentiero della Grande Guerra che secondo me ti porta fino al tagliamento, al fiume, che lo vedi quando vai in cima al castello. Adesso andiamo. Sì, lo vedo il tagliamento. Allora, noi andiamo su per questa salita estrema, col cacchio, andiamo in quella turistica noi. No, capito. Allora, guarda. Vedi? Perché rischiare la mia giovane vita? Oh, ci ha visto la grotta? Subito pronta da dentro lei, eh? Allora c'è qua. Vediamo. Tacca torce. Ah, è chiuso. È chiuso, l'hanno murato. Qua un'altra murata. Dovevano essere tutte le grotte della guerra, no? Infatti erano le caverne austro-ungariche. Poi ne avevo ancora a sinistra il castello che adesso andiamo a vedere. E dopo, pian piano, andiamo a vedersi anche i trinceramenti che sono di là, guarda che vista. Wow. Emi, mi aspetti o no? Vuoi andare da sola? Eh? Guarda, guarda che spettaculation. Wow. Guarda un'altra. Questa è bassina. Ah. Oh, ok. Bene. Abbiamo scelto l'entrata alternativa dove trovi chiuso e non puoi entrare. E vabbè, dai. Adesso andiamo a farci una passeggiatina nelle trincee e dopo andiamo a vedere il castello. Wow, io vorrei. Adesso andiamo. No, cacciatori anche qua, che due coglioni! Così sono costretto a tenere legato il CP per due motivi. Cacciatori e il fatto che lei mi si mette sempre qua nei burroni a fare le cose della morte. Oh, guarda, guarda dove siamo, guarda, sopra il tagliamento. Ah, che figata! No, il percorso è molto stretto, con dei tratti abbastanza ripidi che poi cadi giù e c'hai il burnout, quindi il zingano di prima mattina non c'ha voglia di fare ste robe. Il zingano adesso si gira e va a vedere il castello. Non ho capito, mica devo fare il kamikaze, devo visitare i posti io. Se poi mi rimuovo la vita, chi ti fa le puntine? Chi ti segna il parcheggio tattico? Dai. Prima solo una rapida sbirciatina a questo sentiero qua per capire dove ci porta. Sì, allora è molto, molto lunghetto e ti porta fin giù al fiume, al tagliamento. Noi siamo in riposo, non abbiamo voglia di camminare, noi andiamo a vedere il castello. Allora, vedi, qui sempre nel parcheggio c'è due tavole da picnic e bidoncino alle scoazze. Il tutto andi a sta stradina che è vista castello. Ciao castello, che bello il castello. Peccato, oggi non so che giorno è, ma non è sabato, non è domenica, perché ti dico, gli orari di apertura per le visite al castello sono di sabato dalle 14:30 alle 18:30 e domenica sempre 14:30-18:30. Noi purtroppo.
Siamo capitati di venerdì. Scuola italiana amanuensis. Fabbrica del libro antico. Va là, se vuoi andare. Allora, là c'è il numero di telefono, l'email e tutto quanto. Magari, insomma, è nei tuoi interessi, no? Perché sai che ognuno ha le sue passioni, le sue curiosità. È proprio un peccato perché era bello, mi sarebbe piaciuto. Sì, con tutte le sue cose ancestrali, sai che a me piacciono le cose ancestrali. E tu dici, perché non ci vai? No, guarda, c'è il trucco, c'è il cancello, io ero dietro il cancello. Bene, vedi a cosa servono le puntine. Così adesso sai i parcheggi, il pro e il contro di tutti e due i parcheggi, e gli orari e i giorni delle visite del castello, no? Così, grazie alla puntaina, ci capiti nel giorno giusto, all'orario giusto. E noi invece... Senti gli uccellini? Comunque dicevo, noi invece andiamo... Ma invece sono là che fanno gli scherzi. Andiamo a giocare con la nostra giovane vita di qua invece. Guarda che faigo! Wow, 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 wow! Buongiorno signor Tagliamento, io e lei ci vediamo spesso, eh? Eh sì, perché mi piacciono sti posti. In Furlandia ci vengo spesso perché... C'è tanta natura, è poco rovinata. Cioè sì, ci sono le case, ovviamente, perché la gente in qualche modo abita, no? Però è strutturato tutto, vedi, a chiazzette, no? A piccoli tipo borghetti, 1, 2, 3, 4. E qua, insomma, che sei comunque in una zona abbastanza abitata, se no c'è molta, molta natura, no? Mentre da noi è tutto, cioè tutto, da noi è prevalentemente campi, fabbriche e abitazioni. Andiamo il CP, andiamo a esplorare col CP e a fare la pipì qua sopra con le cose ancestrali. Buongiorno Italia, wow. Buongiorno l'Italia e buongiorno anche a tu. Na 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 na. Quella. Wow. Sopra la vetta, quando nessuno se l'aspetta, c'è il zingano col suo CP. Wow. Cavolo, però io volevo andare dentro al castello. Signori, perché mi precludete l'entrata al castello ancestrale? Dai, sapete che io devo fare le cose ancestrali, no? Wow. Per la felicità delle signorine è pieno di uccelli, guarda, una roba incredibile. La fauna qua spopola proprio. E guarda che faigata i monti, guarda la chiesa lì a sinistra, guarda, vedo proprio a sinistra, vedi la chiesetta in mezzo alle montagne. Bello, molto bello. Ecco, da qua. Bellissimo posto per la pausa cica, proprio, veramente. Perché se proprio devi fumare, digli CP, almeno fagli bene. Perché ho legato il CP? Perché il CP è veramente pericoloso, bisogna stare molto molto attenti. Va il tagliamento, occhio che ti zoomo. Wow, vedi lì in fondo, vedi? Figata, bellissimo. Torna qua, ecco. Bene ragazzo, noi andiamo avanti. Proseguiamo. E non so dove andare, mi sarebbe piaciuto andare in quell'ossario tedesco lì, c'era anche la chiesa antica, però non c'è proprio un buco dove lasciare il camper, cioè come cavolo vai? E se sei già stato al molinetto della Croda, al molino di Refrontolo, guarda, sto tornante è lo stesso, come ripidità, angolatura e larghezza, né più né meno, quindi insomma, vedi tu, insomma. Diciamo che ci sono punti che secondo me se arriva una macchina non ci passi. E poi ti chiedi perché mi faccio le puntine, perché mi perdo sempre. Vedi, questo è il primo parcheggio, quello a 500 metri dal castello, è comodo, vedi. E qui c'hai vista chiesa, o come si dice a noi, vista accesa. Ovviamente chiusa. Ara gli autoctoni e il bar tipico, vedi, ti faccio vedere anche le robe tipiche io. Tipo a Madonna e Giuseppe, chi c'ho l'autobus, li hai mai visti? No, roba tipica. Beh, guarda, se vieni sotto le feste c'è anche la presa della corrente per il camper, ti attacchi qua insieme al presepe.